Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Sono con Stefano Lava, come sempre, pronto a raccontarvi le emozioni di questa sfida. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Si gioca tra Cittadella e Brescia. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Darebbe morale, fiducia a tutto il gruppo. Può cercare il cross. Traversone sul primo palo. Cross comodo fra le braccia del portiere. Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Scelgono di affidarsi a un 4-4-2 a trazione anteriore con i centrocampisti chiamati a supportare le due punte. Credo in particolare che gli esterni potranno avanzare il loro raggio d'azione trasformando il modulo di partenza in una sorta di 4-2-4 in fase d'attacco. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Traversone al centro. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, difficile segnargli da lì, dai. Ecco la formazione della squadra ospite. C'è la touche, la rimessa con le mani. Pallone perso. Vediamo cosa inventa ora. Entra in modo perfetto. Interviene bene e spazza. Biglia. Gentner lo vede, buono il lancio smarcante e c'è la presa sicura del portiere. Gran palla in mezzo, riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Sta avanzando. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Possesso palla per gli avversari. Attenzione perché è pericoloso. Tentativo. L'arbitro non ha dubbi, indica gli 11 metri, il dischetto, hanno la possibilità di andare in battaglia. E poteva addirittura finire peggio con l'espulsione del difensore. L'arbitro è stato clemente. Rigore e ovviamente anche il cartellino giallo. E il calcio è anche questo, Pierluigi. Si sbaglia e si paga. Ci arriva intuito il tiro, effettuando una grande parata, la mette in area, calcio all'angolo battuto male, palla raccolta dalla difesa. Punta la porta, entra con decisione. Suggerimento interessante. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Hanno segnato, c'era da aspettarselo. Erano e sono i favoriti del pronostico. Hanno fatto valere le loro indubbie doti tecniche. Questo gol è giunto sugli sviluppi dell'ennesima conclusione in porta. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ha spazio per avanzare. Può far partire il cross. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Palla respinta dal difensore. Armenteros. Badu. Posizione ideale. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol.
ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Ha spazio davanti a sé, crossa verso il centro, cross che si perde. Armenteros guadagna metri. Può correre lungo la fascia. Palla messa dentro. Situazione in difficoltà qui, attenzione. Armenteros. Vediamo cosa inventa ora. Armenteros! Ribatte il difensore. Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. La mette in mezzo. Ci mette i pugni e allontana. Occhio a posizione interessante. Ha spazio. Legge bene la traiettoria qui. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Buona qui la lettura del difensore. Brutto passaggio, pallone che finisce in fallo laterale. Biglia. Armenteros. Bravo qui a smarcarsi. Cross in mezzo. Palla che finisce in out. Badu. Prova addirittura la conclusione. Sicuro qui l'intervento del portiere. Okwonko. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Sisse! Tutto fermo, c'è fuori gioco. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Biglia. Badu. Regalano palla agli avversari. Pallone invitante. Ottimo intervento difensivo. Gentner. Armenteros. Buona la chiusura. Sissé. Vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui. Pallone perso. Davvero brutto intervento da giallo. È arrivato il cartellino giallo dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Attenzione perché è pericoloso. Palla pericolosa, bravissimo qui. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Conclusione da cancellare. Armenteros interviene sul pallone, non c'è fallo. Okwonko. Recupera palla intercettando bene il pallone. Armenteros. Palla interessante nello spazio. Posizione ideale. Armenteros
Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. L'ha messa nell'angolino dove il portiere non poteva certamente arrivare. Un tocco di giustezza, preciso, chirurgico. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ha spazio per andare. Occhio al tiki-taka prolungato. È il momento della verità, devono spingere adesso inevitabilmente per trovare il gol. Le indicazioni dell'allenatore sono buttare palloni lunghi in area. Evidentemente vuole sfruttare l'abilità dei suoi attaccanti nel gioco aereo. Palla lunga di Ben Arfa. È in buona posizione. Palla sul palo e quindi sul fondo. Un cambio che dovrebbe dare nuove energie fisiche e nervose alla squadra per tentare la rimonta. C'era bisogno di una svolta anche a livello tattico. Biglia, Badu, e finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Vediamo cosa inventa ora. Gran palla a scavalcare la difesa. Il tuffo che evita il gol. Verticone. Avanza, palla al piede. Ha recuperato il pallone senza fallo. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Perdono palla banalmente. Lettura perfetta e palla recuperata. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Ancora 3 minuti da giocare. Ha spazio per andare. Cross controllato, senza problemi. Ci sarà un cambio. Crossa nel mezzo. Ci mette i pugni e allontana. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Non bene qui il difensore, attenzione. E finisce così col triplice fischio arbitrale.